Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi un video diverso, un po' speciale, dove andrò a fare il decluttering del mio armadio. Allora, voi mi dite sempre nei video: Marti, come sei ordinata? Marti, come sei perfettina? Forse in te sarei un po' meno, raga. Sono perfettina e ordinata fuori, questo è il mio tipo di ordine. Fuori la perfezione, l'ordine, niente fuori posto, perché sennò io vado in confusione totale, ve l'ho detto tante volte, se per me non c'è ordine fuori, io ho l'ordine, cioè non riesco ad avere nemmeno ordine in testa. Dentro ai cassetti, dentro l'armadio, il caos. Voi non avete idea di cosa c'è in questo armadio e beati voi, perché veramente sembra che qualcuno abbia preso i miei vestiti, cioè abbia fatto una palla, li abbia presi a calci e infilati nell'armadio. A volte ho anche fatto io stessa così. Comunque, e io sono sempre stata così, ma in quest'ultimo periodo, raga, non so cosa mi è successo, ma ho accumulato tantissima roba e ho iniziato a fare più caos del solito. Cioè, io di base sono disordinata dentro l'armadio, ma veramente in questi ultimi 2 mesi io non so che cosa mi è successo, o meglio, so che cosa mi è successo. Mi è successo che ho avuto tantissimo da fare, soprattutto dopo Natale, ma con l'arrivo poi di febbraio, raga, è stato il caos. Vi dico soltanto che con Sanremo mi sono completamente sbilanciata e non ho più un centro, non ho più un equilibrio. E praticamente, letteralmente, io ormai compro una cosa, la tiro dentro l'armadio perché non so dove metterla, perché è tutto un macello, un caos. Proprio all'apice del disordine questo armadio, e lo devo assolutamente andare a riordinare, perché vi giuro che la mattina per vestirmi viene l'ansia, che è una sensazione orrenda. Ora, io scherzo e rido, però vi giuro che questa cosa è brutta. Cioè, avere l'angoscia di aprire l'armadio per il caos che c'è dentro, per ricordarsi che va sistemato, ma non ho voglia. Io detesto poi sistemare, una cosa che odio, fare il decluttering, io lo detesto. Insomma, sono un po' di settimane che vi giuro me la sto vivendo male. C'è proprio il pensiero di uscire per dover cercare dei vestiti, mi mette in crisi, ed è una cosa ridicola, perché farsi mettere in crisi da una cosa così stupida è veramente da stupidi. E quindi devo assolutamente riordinare l'armadio. Ho procrastinato più che ho potuto, direi che siamo giunti al limite dove veramente, cioè, dopo questo, cioè, io che non mi vesto più, vado in giro in pigiama, o che scelgo una maglietta in pantalone e mi tengo quelli. Questo decluttering ha 2 obiettivi principali. Il primo, che è il più importante per quanto mi riguarda, è sistemare l'armadio. Secondo obiettivo, liberarmi di tutte quelle cose di cui non ho più bisogno, che verranno divise, cioè io adesso le levo semplicemente di torno, in modo tale che appunto riesco a farmi spazio, e poi verranno ulteriormente divise tra mamma e amiche. Cioè, letteralmente apro una bancarella dentro casa, invito la gente, gli dico quello che vi piace, piatevelo. Semplicemente lo vado a donare o in chiesa, una chiesa che conosco che fa ogni tot raccolta di abiti usati, in buono stato. Ovviamente i miei sono in buono stato, altrimenti quelli già rovinati li frullo direttamente. E, oppure, insomma, vedrò di organizzarmi, se dovessero essere troppi, per magari distribuirli in diverse associazioni, modi, insomma, non vi preoccupate, non si butta niente. Ultima cosa e poi giuro iniziamo. Va da sé che questo è un armadio enorme, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ante. È evidente che noi non possiamo sistemare 8 ante in questo pomeriggio in un solo video, quindi io direi che ne potrebbe uscire fuori una serie. Se vi dovesse interessare, fatemi sapere qui sotto nei commenti se la cosa vi piace o meno, se avete consigli anche per farla al meglio, mi raccomando, datemeli nei commenti. Quindi direi che oggi ci occupiamo di queste 2 ante, che è già tanta roba. Non so se per voi questo è tanto disordinato, poco disordinato, non lo so. Per me questo è il caos più totale, perché io ve lo giuro che questo, per una mente come la mia, che ragiona per colori, per forme, questo è l'inferno. Direi che inizio da qua, perché è la parte più facile. Non so nemmeno che cosa riusciamo a fare oggi, perché vabbè. Allora, questo è nuovo, non ha più l'etichetta, ma non l'ho ancora messo, quindi ovviamente lo vado a mettere sul letto, mentre andrò a mettere qui per terra. Ci ho pulito poco fa, quindi è pulitissimo ovviamente, ma è solo perché sul letto non c'entra tutto e rischio di sbagliarmi. Qui vado a mettere le cose che tengo, qui le cose che frullo. Questa anche è nuova, quindi qua. Questo è il gilet di Zara che abbiamo comprato, cioè che ho comprato e vi ho fatto vedere, lo amo, bellissimo. Devo anche dividerli, ad esempio questa magliettina stupenda che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, che tra l'altro ho messa per andare a un evento a Milano, trasparentina, giusto, un bijou, non può stare in mezzo ai maglioni, Martina, direi che è logico, no? Quindi i maglioni qua, il gilet lo consideriamo maglione, poi altro maglione, questo lo teniamo perché mi piace, anche se sia un po' rovinato, questa maglia di Kuromi non l'ho ancora messa, quindi la metto vicino alla maglia di cosa?
Poi felpa, ecco, per esempio qua non c'è posta una felpa, quindi la felpa la mettiamo da un'altra parte che ovviamente teniamo. Ecco, già qui questo maglione giallo, già questo mi tenta sul tenerlo o no, però sì, guarda come finisce. Io sono, ve lo giuro, intenzionata a buttare, quindi adesso mi impegno. No, questo è un evergreen del mio armadio, non va da nessuna parte, questo mi si è rovinato tantissimo, è di Bershka di secoli fa perché c'è un logo che manco riconosco, questo ci avrà boh 5 anni. Poi, questo qua, ecco, questo mi piace un sacco. Il colore secondo me non è giusto per me, o sì, non lo so, però lo teniamo nel dubbio perché comunque è buono ancora di brand. E voi direte, Marti, quando è che frulli qualcosa? Abbiate fede. Questo è un altro maglione, quindi lo teniamo. Ecco, questo per esempio è tra le cose, però oddio, Martina, non mi piace sta piega che stai prendendo. Che dite? Il punto è che questo non è brutto. Questo è di Pull&Bear di 18 secoli fa, vivevo ancora dei miei, quindi proprio paleolitico. Non è brutto, però ha una forma strana, cioè non mi valorizza, non è brutto, però non mi valorizza. Facciamo così, questo lo teniamo, però lo metto in una parte diversa rispetto ai maglioni che sto mettendo, in modo tale che se poi decido di frullarlo me lo ricordo. Aspettate che vi allontano un po' così vedete meglio. Ah, quella è una camicia, non ci fate caso, che è nuova e la devo ancora stirare, l'ho lasciata là. Questo per dirvi che non ho spazio nell'armadio. Allora, queste sono le magliette che voglio andare a mettere da un'altra parte. Questo no, è il telefono, non c'entra niente. Questo è quello su cui sono indecisa. Questi sono i maglioni e questa è la felpa che va messa nel reparto felpe. Abbiamo questo completo stupendo. Ecco, qui... Allora, questo lo tengo perché questo completo con maglia mi piace un sacco. Però, ecco, la gonna forse non dovrebbe andare, però vabbè sì, perché comunque sono dello stesso completo. No, secondo me anche la gonna va tra i maglioni. Voi che dite? Ma sì. Ecco, questo per esempio è la prima cosa che andiamo a dare via. Ripeto, non so se da... Io scusate, faccio sempre questa cosa con i capelli, perché per me, soprattutto oggi che ho i capelli messi bene in piega dal parrucchiere, mi rendo conto se una cosa mi piace o no. Se una cosa non mi piace manco col capello fatto, è proprio da frullare. Questo maglione non... Oddio, però non è brutto. Mamma mia, Martina, sto discorso. Fatto è che a me piace tutto. E tutto penso che potrei riutilizzarlo, però bisogna anche essere un po' onesti. E per la coerenza che mi contraddistingue, questo lo mettiamo in stand-by, ok? Non sono convinta 100%. Sicuramente tra tutta la roba in stand-by che sto mettendo qua insieme al maglioncino viola, dopo devo selezionare perché non mi posso tenere tutto. Però per adesso non voglio fare scelte affrettate. Poi qui cosa abbiamo? Questa felpa, questa l'ho comprata, pensate, a San Francisco nel 2018, perché faceva troppo freddo. Per esempio, ecco, questa è una felpa che non mi piace più, quindi questa 100% la metto via. Ripeto, la metto qua, ma è pulita. E già, non so se lo vedete, ma è completamente vuoto. Poi... Questo maglione è la versione chiara di quello scuro, mi piace ancora, lo uso. Questo mi piace, è nuovo, cioè nuovo dell'anno fa, però è nuovo insomma. Qui la lista, devo mettere là. Già questo entro in crisi, perché questo è il classico errore che facevo fino a qualche tempo fa e che vi giuro non sto più facendo, e cioè che io compro le cose in base al colore. Io sono un amante dei colori e questo per me è un colore meraviglioso. Il problema è un colore che mi sta bene e mi valorizza? È un altro paio di maniche, però è bello, questo mi piace proprio tantissimo, è di Pull&Bear del secolo scorso anche lui, però a me piace ancora, quindi senti, io questo lo metto qua. Non è in forze, questo è sicuro che me lo tengo, però devo iniziare una nuova pila perché non entrano più. Felpa questa qui. Vabbè, questa la tengo. Questo mi piace, quindi lo tengo 100%. Questo è il punto, è che ha un sopra comodo. Però è una felpa, quindi la felpa va con le felpe e lo teniamo e va bene, poi sistemo. Per esempio questa la metto sicuramente tra le cose da regalare. Questa è una felpa di Timberland che ho preso a Porta Portese, solo che l'ho presa perché costava mi pare 1 euro o 2 euro, insomma pochi, o 5 massimo,
e quindi per 5 euro, diciamo, mi sembrava giusta. Il problema è che poi non è uno stile che utilizzo, specialmente mi dà fastidio, cosa che non avevo assolutamente valutato, il collo, perché ovviamente il collo con la zip mi taglia il collo qua, mi dà troppo fastidio, quindi questa non l'ho praticamente mai utilizzata, quindi la mettiamo via. Procediamo in avanti. Allora, troviamo questo maglione. Allora, questo maglione mi piace un sacco perché è molto caldo e comodo, mi piace anche il fit, ha un solo problema, cioè che lascia una quantità di peli incredibile, cioè più di quanti ne abbia praticamente il maglione, quindi lo tengo perché comunque mi piace, però pesante. Poi andiamo a questo. Questo, che bei ricordi. Il problema è che in questo, cioè questo credo non sia più della mia taglia, no, direi di no. Questo mi piaceva tantissimo, è un gilet che io però utilizzavo come vestito, però non è detto che non mi vada più. No, sono indecisa, quindi nell'indecisione questo ancora lo teniamo, lo devo assolutamente riprovare perché non può rimanere qui senza essere provato, quindi lo metto, dov'era la roba succhio? Ero indecisa qua. Questo cos'è? Ah, ok, felpa dell'Hard Rock, la teniamo ovviamente, anche se mi si sta ingiallendo come tutta la roba bianca. Poi abbiamo questo, ecco, questo per esempio non lo metterò più, perché non fa più parte, cioè non lo sento più giusto per me, per il mio stile, che poi è carino. Mamma mia, che brutto errore metterseli così, perché sono tutti carini, però questo onestamente non penso che... però non è vero, perché... Pessima. Peggior content creator della storia io. No, dai, no, questo non lo uso più. Su Martina, è un anno che non lo usi, una motivazione ci sarà. Quindi lo regaliamo. Qui. Poi ho questo. Questo è un vestito molto bellino che mi aveva mandato Brand tanto tempo fa, 2 anni fa credo, per Natale. Più di 2 anni fa. È molto bellino, lo devo semplicemente rimettere, cioè ricordarmi che ce l'ho, perché io purtroppo con le cose sono problematica da questo punto di vista, perché me ne dimentico totalmente e non le uso. Quindi questo lo voglio assolutamente riprovare, cioè vorrei provare a dargli un'altra possibilità. Quindi me lo metto qui e via. Mi sono liberata di troppa poca roba. Mi sono resa conto che mi sono liberata di troppe poche cose rispetto a quanto volevo fare, quindi ho deciso che questi due li regalo, ovvero questo qui che vi ho fatto vedere prima, e anche questo, perché ho bisogno di più spazio, così non ce la faccio. Quindi vuoi continuare a comprare? Sì, cioè in realtà dovrei anche darmi una regolata su quello, però diciamo linea di massima sì, quindi devo almeno dare via, anche perché qua ci sono delle cose che ho comprato qualche tempo fa e che ancora non ho avuto modo di mettere via perché non c'entravano, ovvero 2 felpe, e quindi mettiamo una qua e una qua. Comunque sono giunta alla conclusione che noi riusciremo a sistemare questa roba, a sistemare quest'altra parte che dopo vi faccio vedere meglio, ma i pantaloni sono un capitolo a sé, perché non penso di fare in tempo. Se no ci metto troppo tempo, faccio le cose in maniera troppo sbrigativa. Comunque nel frattempo off camera io ho pulito qua questi due ripiani, così posso andarci a mettere le cose. Allora, il problema è che ho molti più maglioni che altro. Vabbè, allora, intanto, dividiamo per colore. Il fatto è che questo armadio, che era già qui quando io sono venuta, è fatto malissimo. Nel senso che non ha scomparti e... cioè non ha cassetti, ha solo scomparti così, e non è facile organizzarsi con i maglioni e tutto, sinceramente. Qua. Questo gilet. Un attimo che ritorna al caos, io ve lo dico. Io non voglio mentirvi. È un attimo che ritorna al caos, ma non per colpa mia, tra l'altro, perché è proprio fatto male sto coso. Posso dividerli in cose che uso di più e cose che uso di meno? More or less? Beh.
Sono indecisa a questo punto, sapete? Se tenerla o meno. Vabbè, facciamo che la tengo. Questa qua. Plot twist degli ultimi minuti, ho deciso che questa non fa più per me e la regalerò / donerò, insomma. Comunque me ne libero, ecco, per capirci. E lo stesso vale per questa, perché ho tantissima roba sportiva. Questo tra l'altro non l'avevo preso per essere sportivo, ma per portarlo un po' tipo ragazza Pinterest su un jeans. Spoiler, fa schifo, cioè è bello solo se sei una ragazza Pinterest, se no è cringe. Quindi non lo userò, preferisco mille volte le felpe di Oceans, onestamente, sia come fit, come materiale, come tutto. Mi rimangono fuori questi, che però ci sta, perché comunque sono un vestito e un gilet, e queste perché non fanno parte delle cose che ho messo a posto finora. Però per adesso posso ritenermi soddisfatta, perché questi due li ho sistemati. Ora, io penserei prima a questo, perché è molto più caotico di quello là sotto. Qui ho appunto questa felpa, però secondo me mi posso risparmiare la stampella e metterla. Ok. Qui ho questa camicia, che però in teoria non dovrebbe stare qui perché le camicie stanno di là. Il problema è che anche di là devo sistemare, quindi vabbè, facciamo che la tengo un attimo in stand by. Qui. Allora, maglie termiche, naturalmente le teniamo, ne ho anche una su adesso, stracomode, quindi le metto qua. Questa felpa non mi piace più, basta, cioè mi nausea solo guardarla. Questa ce l'ho dal, penso è una delle prime felpe che ho comprato quando sono venuta a vivere qua, quindi ce l'ho dal 2021, basta, basta, non la posso più vedere. Sicuramente a qualcuno piacerà. Questa invece è una mia felpa iconica che mi piace tantissimo, di Justin Bieber, quindi questa la teniamo. No, questo maglioncino troppo carino. Di brand, questo ovviamente teniamo. Questa è una felpa più che altro da casa, perché è gigantesca pur essendo una taglia piccola. L'ho sempre solo utilizzata per casa e così la continuerò a utilizzare, perché per uscire è impossibile. Questo maglione, questo l'abbiamo comprato l'anno scorso per Natale, mi piace ancora molto, colore meraviglioso, quindi lo teniamo. Questo anche lo teniamo, che è recente. Questo avevo dimenticato di averlo, è di... non c'è manco l'etichetta. Benissimo. Questo è un gilet rosa molto carino. Questo assolutamente sì, lo vado a mettere qua, esattamente sopra l'altro gilet di Zara. Questo è recentissimo, magari dopo gli ci metto una stampella, perché questo non può essere messo come gli altri, perché quindi lo appoggio e basta. Felpa. Questa è una felpa maglione, diciamo, questa anche la teniamo, la metto qui. Questo do via perché non la utilizzo più, mi è piaciuta molto, ha fatto la sua strada, ma innanzitutto è proprio crop, troppo top, cioè considerate che il mio ombelico è qua, la maglia finisce qua, quindi direi che va bene che mi piace stare con la panza all'aria, ma insomma c'è un limite, c'è un'età. Non tanto per una questione di immagine, ma perché fa freddo e mi prende un colpo. Poi, anche questa ha fatto la sua vita, basta. Bellino, ma anche lui troppo crop. No. Vabbè, dai, mi sto liberando di un po' di cose, però pensavo peggio. Questo, uguale. Troppo crop. No. Questo mi dispiace tantissimo, perché è di Benetton. Quello qua mi piaceva tanto, ma si è totalmente rovinato. Ecco, questa è una di quelle cose che mi sento sempre in difficoltà, perché non so mai se regalare o no, perché mi sembra brutto, però al tempo stesso è un maglione e non è, cioè, è un po' rovinato perché è rovinato, però non è che abbia dei buchi. Quindi alla fine, forse se mi metto un po' alla, vedete, ha tutti questi palini alzati, però, madonna, così sembro Gollum, quindi no. Dico, se mi metto un po' a lavorarlo con quel cosino che leva i peli, magari lo posso regalare. Comunque, anche questo mi libero. Questo meraviglioso, mi piace tantissimo. È una New Entry, me l'aveva inviato Otto Dame, non so mai come ti pronunci questo qui,
bellissimo che ho utilizzato anche in una puntata del podcast, del vodcast, scusate, con Mea. Lo teniamo. Questo. Questo è iconico, raga. Ve lo ricordate? Cioè, questo mio iconico. Però direi che si è fatta una certa e basta. Questo segna la fine di un'era, ve lo dico. Domani nevica. Perché questo ce l'ho dal 2018, 19. Sì. Tantissimo. Questo mio maglione di Natale non va da nessuna parte. Questo con Elf. Quindi non so. Questo anche mi piace molto, però gli devo trovare una stampella perché è un giacchetto. Tutto pastelloso, bellissimo. Non può stare così, quindi sì, gli devo trovare una stampella per forza. Poi, questa felpa. Questa felpa, non so che mi ha detto la testa perché è scomodissima. Presa da H&M, una delle cose più recenti, cioè 2 anni, quindi recente relativamente, ma proprio un brutto acquisto. Quindi no, è scomoda, c'è qualcosa che non va. Poi, questo no, è troppo carino. Era un gifted di anni e anni fa, però è molto carino. Magari la roba di Natale, tipo, non dovrebbe stare proprio qui. Vabbè, poi io trovo un posto, Questa è la versione verde del maglione rosa di prima, ve lo ricordate? Quindi esattamente come va via quello, va via questo. Qua, bellissimi, li ho amati, ma non li uso più. Oddio, non li uso più? Vabbè, facciamo che li tengo ancora un po'. Poi, questo no, mi piace tantissimo, preso a Porta Portese, ma di Natale. Questa felpa anche non la utilizzo più, vecchissima, pure questa sarà boh 5 anni, non lo so, troppo tempo. Cioè, non troppo tempo per un vestito, c'è roba molto più vecchia che tengo, però alcune cose proprio mi disgustano dopo tanti anni, proprio la vista. E poi abbiamo le ultime due cose, no, anzi di più, vabbè, questi. Questi anche iconici, però boh. Vabbè, questi con lo smile purtroppo io non ce la faccio a darli via. Poi, ah, e poi ho due gilet. Ecco dove era finito, questo non lo trovavo più. Pensate che polla, questo stupendo ovviamente va tenuto. E poi anche quest'altro, semplice nero, di gilet, molto carino, lo teniamo. Ok, quindi il gilet li metto via, che tanto hanno il loro ripartino qua. Ok, questo l'abbiamo liberato. Ok, che sistemo questo, lo pulisco, lo sistemiamo e poi nel prossimo episodio, se questo vi è piaciuto, facciamo questo, perché raga, questo è un buco nero, devo capire io che cosa fare della mia vita prima di sistemare, e questo, perché questo è un bel, questo è una puntata a sé praticamente, i jeans, perché è veramente tanta roba. E ecco, sui jeans devo fare una puntata in cui li provo, quindi è tipo un try on all, decluttering, sistemazione, perché alcuni non so nemmeno se mi vanno. Quindi, o se mi stanno troppo larghi, così. Quindi quelli li dobbiamo fare in una puntata a sé perché è troppa roba. Io qua ve lo anticipo, qui sarà brutta. Perché io qua, come potete vedere, non ho... Aspettatevi, avvicino. Dico, vedete, qua io non ho scomparti, quindi devo per forza accatastare. Se avete un'idea, un suggerimento, please. Tra l'altro ho trovato questo, che era sepolto tra le cose, che ha un buonissimo profumo per vestiti. Di brand, e l'ho spruzzato un po' qua e là, che non guasta mai. Tiè, lo metto pure sui cappotti, che non si sa mai. Allora, questo lo lasciamo qua prima di intossicarmi. Allora, questo sicuramente lo mettiamo qua. Forse si è esagerato col profumo, direi di sì. Allora, qui mi libero, cioè mi serve questa qui, perché ci vado a mettere questo. Le cose di Natale che non vedranno la luce fino al secolo prossimo. E i pantaloni. Ok. Ho i pantaloni 1 e 2. Ok. Qui diciamo la fortuna è che le cose sono molto larghe, quindi facilmente si vedono.
Ok, cioè questo si vede da un chilometro. Anche questo. Quindi questi vado sereno e li metto in basso. Questi pure per forza. Ve l'ho detto, è un po' un macello. Voi direte, nel resto dell'armadio che c'è? Abbiate fede. Lo vedrete. Allora, il problema è che io di questo non è che sia molto contenta di questo ammucchio che sto facendo, però veramente non è che abbia molte altre possibilità in questo momento. Allora, questo lo possiamo mettere qua perché è un maglioncino. Qua ci possiamo mettere assolutamente questo, che è un bel gilet. Un po' grande, forse questo devo vedere se mi sta. Questo ovviamente va da sé, raga, che io adesso ho sistemato, ma se un domani mi provo una cosa e non mi va, la levo, insomma. Questo era per fare un po' il grosso e sistemare. Queste le metto lì tanto, insomma, queste le utilizzo veramente ormai tutti i giorni. Le maglie termiche di Intimissimi, quindi pure che, insomma, le butto così, vanno bene perché le uso spesso. Ok, e queste per adesso le appoggio qui, ma sappiate che gli dobbiamo trovare un posto. E il posto di queste, in teoria, è là sotto, insieme anche a questa maglia qua, ovvero alle cose che non sono proprio né felpe né maglioni. Però quello lì è anche il caos da sistemare, quindi lo facciamo la prossima volta. Ti dico, rispetto a prima, sicuramente un passo in avanti, sia qua, che quantomeno vedo le cose, che qui, che anche qua. Cioè, rispetto a prima, raga, svolta della mia vita, già mi sento meglio. Prossima volta questo e questo. Cioè, qua non avete idea di quanti pantaloni ci siano, va fatto assolutamente sistemarli, perché così veramente non si capisce niente. Queste sono le cose che andrò a, diciamo, regalare o eventualmente donare. Sì, va bene, ci sono delle buste con delle cose che devo ancora sistemare nuove. Comunque questa è la mole. Diciamo che per aver fatto due ripiani piccoli e un altro mezzo ripiano, diciamo così, secondo me va bene. Cioè, tanta roba. Comunque, aspettate, quello non è molto elegante. Vi chiedo scusa per il fatto che utilizzerò l'iPhone per gli ultimi 5 minuti di ripresa, ma la macchinetta mi si è scaricata perché ho registrato troppo. Spero di essere riuscita poi un po' nell'editing. Quindi grazie amica, ma ora mi sei inutile. Dicevo che sinceramente sono contenta per tutte le cose che andrò, insomma, a dare via, più di quanto mi sarei aspettata sinceramente, e qua c'è abbastanza pace, quantomeno rispetto a prima. Bene raga, io non so quanto sarà venuto alla fine il video, ma sappiate che di tempo speso qua circa 2 ore e mezza, non so poi appunto quanto verrà il video, spero 20-30 minuti massimo, ma sappiate che io sono stata qua più di 2 ore. Detto ciò, sono molto soddisfatta e mi sento già un pochino più leggera, ma la strada è lunga visto che l'armadio è enorme, c'è veramente un sacco da sistemare, però già è un passettino, era iniziare il problema, già adesso avrei voglia di sistemare tutto l'armadio, quindi un po' è stato fatto. Fatemi sapere se volete un episodio 2 e tutta in generale la serie di come riordiniamo il mio armadio. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio un grande bacio, vi do un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.